Bentornati in Turmoil e un saluto da Cromboy. L'inverno sta arrivando, ci stiamo spostando nella regione delle nevi. Qui le riserve di gas sono più piccole, ma c'è un modo per farle diventare più grandi. Passiamo all'asta. Abbiamo 10k, cominciamo, non so, puntiamo al centro. Vabbè, tanto stanno puntando tutti prima di noi. Abbiamo finito, perfetto. A questo punto abbiamo un termico 60k. Oh, bella questa idea qua. Oddio, non c'era nella prima volta che ho giocato. E poi velocità. Sembra che cambiando il metodo di perforazione sia possibile trivellare più in fretta. Questo è molto interessante. Come vedete i costi non sono assolutamente bassi. Qui dovrebbe essere a posto, qui dovrebbe essere a posto. E non abbiamo bisogno di un prestito. Asta delle azioni. Bene. Iniziamo. 5% delle azioni, quindi possiamo comprare quasi subito. Siamo qui. Torniamo. Perfetto, dovremmo avere... Ah, non abbiamo abbastanza per scavare. E vabbè, al solito chiederemo alla banca un 2000 e scaviamo. Sì. No, c'è sempre quel sì che mi frega. No, perfetto. E siamo qui al freddo, 1° gennaio, mandiamo fuori il nostro primo rabdomante che ha trovato subito qualcosa. Cominciamo subito a scavare. Era subito sotto la soglia. E cominciamo a far così fino a quando i prezzi non salgono. 70 80, ok, 88. Allarghiamo, altro rabdomante. E andiamo a vendere, via. Pronti? Veloci però, ragazzi, dai. Se no qui va olio dappertutto. 1.17, 1.18. Stiamo finalmente cominciando a incassare. Allarghiamo questo. Possiamo addirittura costruire un altro di questo e cominciare a scavare. Vediamo che vendano. Ok. Vediamo se è sotto il filo... che bello questo petrolio sotto il filo della terra. Allarghiamo e compriamo e allarghiamo. Va bene a 1.36. Ok. Cominciamo a scavare. Cominciamo a mettere giù anche questo. 1.26. Dai, però. Qualcuno dia una mano anche su quel pozzo, perché sennò qui esplode. Andando molto bene dal punto di vista dell'estrazione, un po' meno dal punto di vista del non rischiare di esplodere. Prezzo è 1.5 e siamo a posto. 1.199, guardate che bello. Perfetto. E adesso tutti a vendere dall'altra parte. Yeah! Allora abbiamo già un rabdomante in giro. Questo è stato un acquisto abbastanza inutile. Va bene, espando queste due e cominciamo a guardare qua se troviamo qualcosa. Altro rabdomante in pista. 1.4. E guardiamo se qua sotto c'è qualcosa. Sopra diamo un'occhiata con lo scanner. Non sembra esserci niente.
Ed eccolo qua il petrolio, perfetto. Espandiamo, 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 espandiamo e mettiamo da parte tutto quello che troviamo nel mentre. Oi oi oi, petrolio qua 400, ci costa una fortuna questa cosa. Fortunatamente il prezzo del petrolio sta risalendo molto rapidamente. E noi qui abbiamo trovato la pietra, quindi andiamo avanti così. 87. Continuiamo a incassare fino a che vediamo se riusciamo a farlo salire sopra. È ricominciato a scendere. 36 di là è un disastro proprio dall'altra parte. Vediamo se qua troviamo il petrolio. L'abbiamo trovato, perfetto. Anche qua espandiamo tutto. Costerà un po', ma al prezzo di vendita del petrolio attuale non ha senso vendere subito. Quindi procediamo all'estrazione e mandiamo in campo un altro rabdomante. Allora, qui questo si può espandere. Ok. È un sacco di petrolio, ma per il momento incassiamo tutto nel super silo. È solo maggio. Incredibilmente solo maggio, penso che abbiamo cominciato ancora prima, gennaio probabilmente. Il prezzo sta ancora calando, qui sta ancora salendo. Vediamo se siamo fortunati e troviamo qualcosa qua sotto, se no proveremo a usare le maniere forti qua sopra. Un test giusto per essere sicuri che qua non ci sia del petrolio. Non ce n'è. Andiamo giù e cerchiamo. Eccolo qua. Perfetto, abbiamo trovato. Espandiamo super silo. Qua siamo a 92. Cominciamo a vendere veloci, veloci, veloci. Ci serviranno altri carri quasi di sicuro. Ok, qui abbiamo finito il petrolio. Qui stiamo continuando a estrarre. Andiamo giù un altro rabdomante. Avanti, avanti, che ce n'è per tutti. Qui abbiamo finito, qui abbiamo finito. Qui possiamo espandere, espandere anche questa. 1,28, qua il prezzo intanto sta risalendo, perfetto. Votiamo il super silo finché il prezzo è alto. Trovato ancora altro petrolio incredibile. Proviamo a cercarlo un momento così. Ok, siamo fortunati, il petrolio è qua. E facciamo una derivazione così. Spero che basti. Basta alla perfezione. Espandiamo. 1,30, 1,10. Ancora un po' d'olio nel super silo, stiamo facendo veramente i big money oggi. 21, 23, 19, tutti dall'altra parte. Perfetto, avanti così. Luglio e si fanno i big money. Avanti un altro. Penso che non ci sia altro petrolio. E già non so questo se riusciremo a estrarlo. 1,49 è una cifra eccezionale, 1,50 per vendere. Guardate, siamo già oltre 23. Penso che possiamo cominciare a pensare di permetterci degli ampliamenti e miglioramenti di velocità di trivellazione, cose del genere. 26k. In discesa.
Mi sa che ora ci toccherà. C'è ancora petrolio. Allora proviamo a usare l'altro pozzo. Avrei potuto, probabilmente dovuto, fare una ricerca, ma c'è andata di lusso. La fortuna ha aiutato gli audaci. Intanto il prezzo è a 19 ed è veramente qualcosa di ridicolo. Da qui fortunatamente stiamo ancora vendendo 1,20. Abbiamo praticamente finito quel pozzo. Uno 5 1 4 1 2 1 1. Stop al televoto. Andiamo tutti al super silo per un momento e vediamo se riusciamo a svuotare questo pozzo e poi far risalire il prezzo. Allora, Rabdomante continua ad andare in giro ma non sta trovando niente. Siamo a 31k, che è una bella cifra se non dovessimo spendere più nulla a questo punto, a parte vendere al prezzo più alto. Quasi quasi mi viene da buttare 3 marmotte, ma sapendo che il gas è limitato e che comunque i diamanti non è che valgano così tanto e la possibilità di trovarle non sono così alte, io starei fermo così e giocherei a aspettare di vedere a che cifra arriva questo. Non vendo neanche prima di cominciarlo a vedere rallentare questa salita di prezzi. Siamo già a settembre, abbiamo superato il dollaro. Va bene, andate a vendere. Probabilmente potrebbe arrivare un filino più in alto, ma va bene così. In realtà no, è già rallentato al massimo. Vediamo se si ferma tutto. Sembrerebbe di sì. A questo punto, nulla allocazione, interrompi. E il gas era veramente pochino. Bonus per il ritorno anticipato, bonus per aver estratto tutto il petrolio. Io non c'è mai il bonus per averlo venduto tutto il petrolio, cosa che ho fatto. Va bene così. Come vedete però anche gli altri non sono andati male, a parte il nostro amicone Riccardo, che ha un meno 96. Abbiamo un più 31, not too shabby. Allora, possiamo migliorare, dicevamo, dalla fabbrica la velocità a 15. Compriamo. Perfetto. Questo ci dà qualche altra velocità, no? Municipio, asta delle azioni. Andiamo alla grande. Nel senso che siamo ultimi, ma andiamo alla grande lo stesso. No, non siamo ultimi. 4% delle azioni. Compriamo. Torniamo. Ci rimangono 4k, più che sufficienti per andare al... Oddio, forse non più che sufficienti. Andiamo comunque all'asta dei terreni. Andiamo qua vicino. Torniamo. 2000, scava. È andato di lusso. No. Pronto ad iniziare? Sì. Ma perché le due messaggi sono diversi? In uno devo cliccare sì e in uno devo cliccare no. Ma lasciamo perdere. Mandiamo il nostro Rabdo, che ha trovato subito qualcosina. Avevamo visto che d'ora in avanti puoi potenziare la perforatrice. Ok. E questo. Chiamo. Al momento non miglioriamo nulla. Prendiamo invece un carretto. E prendiamo un altro Rabdo. 71, 81, 82. Un altro di questi, questo, ok, 89, 90, dai che ci siamo, 93, 94, 97, 98, 99, e vendere!
Allora, abbiamo trovato un altro punto qua. Cominciamo a scendere. Abbiamo fortuna, troviamo subito il petrolio 1.19. A questo punto possiamo potenziare questo. Mettere giù un altro rabdomante. E aspettare, continuare a vendere a 1.25. Intanto è 1.3, quindi se questo cominciasse a scendere siamo pronti. Continuiamo a pompare di qua. E ora pompiamo di qua. E ora di nuovo di qua. Ok, siamo riusciti a vendere un sacco. Andiamo avanti così, anzi potenziamo la velocità dei carretti in modo da rischiare di evitare uno spill. Potenziamo la perforazione di questo. E mettiamo giù questi. Ok, 1, 2. E tutti in mezzo. Ok, tutti sulla regina, avanti. Di qua adesso qui posso probabilmente andare un po' più veloce, 59-80 massima velocità qua, perforazione veloce non è particolarmente veloce, occhio. Comunque abbiamo 2000 e un primo silo. Riempire il primo silo, cominciamo anche a costruire il secondo silo e il super silo. A questo punto aspettiamo che il prezzo risalga, via. Oh, qui abbiamo fortunatamente trovato altro. Andiamo giù. 89.53. C'è nulla, continuiamo a scendere. Qui abbiamo trovato il petrolio, perfetto. Ci sarebbe 500 per la velocità, ma non ci serve velocità perché siamo già ancora in una fase in cui stiamo accumulando petrolio, quindi niente velocità. Un altro rabdomante invece. Leftink tra un po' supererà il dollaro e noi siamo pronti a spostare tutto il petrolio dal super silo a Leftink. Oh, un altro qua, ok. Naturalmente io ho pompato questo. Abbiamo praticamente finito i soldi, senza praticamente abbiamo finito i soldi e andiamo a vendere. Ok, vediamo se troviamo quello che stiamo cercando. Usiamo questo qua, non c'è niente, usiamo questo qua e del petrolio, perfetto. C'è anche del petrolio qua, perfetto.
Ok, quasi è arrivato il momento, senza quasi è arrivato il momento di andare di qua. E avanti, e avanti, siamo sempre a rischio di spillage, ma la stiamo cavando sul filo del rasoio. Un altro radomante in campo e a vendere il più velocemente possibile alla Riot Inc. A questo punto sono i nostri migliori amici in questa fase. Espandiamo tutto. Intanto svuotatemi un po' quel super silo che è ancora bello pianotto. C'è ancora del petrolio, stanno ancora estraendo. Quanto è grossa sta pozza? 1,6. Ed è arrivato ancora il momento big money. È bello quando si cominciano i nuovi livelli, perché secondo me le prime partite ti manda subito sui campi più grossi. Deve essere così la meccanica del gioco. Qualunque cosa scegli, arrivano un sacco di soldi nelle prime partite. Beh, altrimenti sarebbe quasi impossibile riuscire a fare abbastanza soldi per avere tutti i miglioramenti più tutto il resto. Ok, dai, dai che stiamo provando a svuotare tutto. È già giugno, o è solo giugno, e adesso siamo sotto il dollaro e quindi andiamo a riempire il super silo per un po'. Demo, non ci basterà lo spazio nel super silo. Qui fortunatamente abbiamo finito l'estrazione, abbiamo ancora il rabdomante in giro. Io manderei giù, ma sì, per divertirci un po', un 3 di queste. E facciamo anche 4, una qua, così, giusto per far casino. Ok, qui c'è del gas. ...83, 82 in discesa. Qui c'è della roccia. 81 andate a vendere, se no è un disastro. Allora, non abbiamo trovato niente. Mando comunque uno a vendere di qua. Il rabdomante non ha trovato niente, quindi più o meno petrolio che c'era era quello che abbiamo trovato. Allora, facciamo così e facciamo così. Ok, e dicevamo, facciamo anche così, se riusciamo a trovare uno spazio attorno a questa roccia. Come che ci siamo riusciti? Ok, 93, non abbiamo tantissimo gas, ma vorrei provare a fare un'operazione ardita. Ah, siamo bassissimi. 94 si è già fermato. 93, allora sentite, facciamo così, veloci, fuori tutto il gas possibile e andiamo a vendere a 100 e qualcosa. No, dobbiamo aspettare che salga dall'altra parte, ma è un disastro. Vediamo se i carri riescono ad andare avanti e indietro in tempo. Avrei sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto. 1,17, 15, 14, siamo in discesa. 3, 2, 1, 0, fermi, andate a accumulare. Andate a accumulare, però se io vado ad accumulare qui è un silo dopo l'altro che vado a buttar via. Allora, qui è andato 82, qui è 67. Spero stia risalendo. Non penso, cioè ci sarà probabilmente dell'altro ghiaccio, dell'altro gas
in giro 77, 76, 72, dai, risali. Siamo a settembre, un'ira di Dio di roba da vendere, e sto ancora estraendo petrolio. Qui è proprio una strategia di cercare di mettere da parte il più possibile per vendere a uno, ma avrebbe anche un filino di gas, ma non ho voglia di buttarmi a cercarlo. A questo punto quello che perdiamo con un po' di olio venduto è certamente meno di quello che ci costa mettere su un altro silo. Ok, intanto abbiamo anche finito il petrolio, 92, quindi possiamo fermarci. E adesso appena supera 1, tutti di corsa a vendere. Direi 64, 99 e 1. Via, 1-1, via di corsa. Il petrolio non è poco, ne stiamo vendendo la quantità industriale. A questo punto accelero. Allora, qui è in risalita. È in risalita, di là siamo in discesa, quindi fermiamoci ancora un momento. Potrebbe andarci male e perdiamo il bonus di ritiro anticipato, ma pazienza, rischiamocela. Oddio, siamo lontanissimi però, 79. 80. No, 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 vendete di qua e amen. Ultimo mese, ci siamo giocati al ritiro anticipato. Almeno cerchiamo di vendere tutto il petrolio. Nulla, interrompi. Un diamante, bonus per aver estratto tutto il petrolio, continua, niente ritiro anticipato, purtroppo un millennio in meno, comunque 40k che assolutamente non c'è da sputarci sopra. Siamo al 39% della proprietà della città, gli altri non ci provano nemmeno a venirci vicino. A questo punto noi potremmo puntare sui potenziamenti o potremmo continuare a comprarci la città. Adesso vediamo, vedremo nel prossimo episodio cosa ci proporrà il sindaco in termini di azioni e decideremo come muoverci. In ogni caso per ora è tutto e alla prossima.